Siamo qui alla stazione ferroviaria, siamo con una pendolare per Raffaella perché è un momento davvero particolare quello che state vivendo voi pendolari con tutte queste difficoltà legate anche a quello che stiamo vedendo, con il crollo dell'intonaco della recinzione. Sì, dunque, il problema principale non è soltanto il fatto che sia crollata, il problema principale è anche la comunicazione che non avviene qui alla stazione. Prima di tutto, il problema principale è che gli annunci ripetono sistematicamente di non dare conto ai pannelli. Il problema è che uno arriva, vede il pannello, dice: "Ah, siamo al binario 23", poi dopo devi tener conto degli annunci dati a voce. Poi magari alla stazione ci sono parti chiuse dove l'annuncio non si sente. Quindi il problema principale non è solo per noi che capiamo l'italiano, ma anche per i crocieristi. Ricordiamoci che questa è la stazione del porto di Civitavecchia, il porto più grande d'Europa, dove arrivano tanti turisti. E quindi questa poca comunicazione crea veramente molti disagi. Lunedì mattina solitamente è un momento tragico della settimana, per quello è stato ancora di più questa settimana. Vabbè, noi siamo guide turistiche, quindi di conseguenza non abbiamo domeniche e sabati, per noi è drammatico sempre. Praticamente il famoso treno delle 7.02 annunciato al binario 4 effettivamente c'era, era presente, ma aveva le porte chiuse. E le porte sono state chiuse fino alle 7.15 all'incirca. E praticamente tutti poi ci siamo avviati al famoso binario 2 tronco, dove siamo saliti sul treno con tutte le porte quasi inaccessibili, quindi siamo saliti all'incirca la carrozza quinta, quindi già il 2 tronco è lontano, più la carrozza 5, e viene annunciato che il treno prima a partire sarebbe stato al binario 4. Quindi rifai di nuovo con i turisti, con le valigie enormi, perché parliamo delle 7, a quel punto si sono fatte le 7:30, a riprendi tutto quanto, riportati al binario 4 e riviene annunciato sul treno che il primo treno a partire sarebbe stato al 2 tronco. Quindi riportiamo tutti quanti e lì c'è stata veramente l'apoteosi. Non esistono comunicazioni, non ci fila nessuno, qua si parla di libera professione. Se io arrivo tardi al lavoro perdo il compenso e soprattutto dei turisti rimangono senza la guida turistica.